Ma oltre al pensiero ci vogliono anche le idee. Per avere di lei le idee bisogna lavorare, aver lavorato e costruire. E poi se il pensiero è strutturato, è fondato, allora poi farà strada anche se a fatica, perché ovviamente il potere tendenzialmente non vuole un pensiero libero, perché chi ha potere non vuole essere controllato, non vuole essere criticato. Io penso che nel rispetto alla Costituzione, cambiando il sistema penale processuale detentivo, tale da non rendere conveniente delinquere, potremmo abbattere le mafie anche dell'80% nell'arco di 10 anni, di un tempo relativamente breve, ma parlare di sconfitta con questo potere politico e amministrativo degli ultimi decenni mi pare un'utopia, perché ancora oggi sto aspettando di vedere un governo che mette la lotta alla mafia nell'agenda come tra le priorità. No, ma di revisione ogni governo ha cercato di mettere mano al sistema giudiziario che è farraginoso, però poi in Parlamento ci si impantana perché ci sono ovviamente poteri che non vogliono che il sistema funzioni.